Quindi è chiaro che i sensi, i significati, il retaggio che uomini come questi affidavano ad una pagina che doveva agire concretamente nella realtà e preparare con una sorta di concezione prepolitica della letteratura. Cioè, la letteratura deve formare appunto gli uomini che poi si dedicheranno ai vari uffici che un nuovo stato nascente richiederà e pretenderà. E questo lo sapranno tanti di giovani, perché spesso si trattava di giovanissimi, come poi non è quasi più accaduto nella storia d'Italia, che vennero messi nei ruoli importanti in quegli anni. Carducci arriva a Bologna che ha 25 anni, per nomina ministeriale, ed aveva soltanto un libricino di poesie, quindi non aveva. Però lì fu la lungimiranza di un uomo come il ministro Mamiani a capire di dover mandare una eletta schiera di giovani come Carducci, Capellini, Deza e tanti altri in un'università come questa per portare avanti uffici che, nel caso specifico, ovviamente si trattava dell'università, ma incarnavano un'idea che rimontava a una concezione del risorgimento, quale quella che emerge da queste pagine, cioè la cultura deve essere, in un paese tanto più come l'Italia, che è il più recente e il più antico insieme, come ricordato la Gambarotta, adesso è molti anni è un'occasione invece di frantumazione, di dispersione, di messa in discussione di alcune basi fondamentali, ma poi non solo per la televisione in generale. E quindi questa mostra sarà molto interessante, perché è una mostra per problemi, non è una mostra con una narrazione che sarebbe anche noiosa sostanzialmente. Adesso vi leggiamo ancora una parte, che in realtà è quella che è letteraria, nel senso che dimostra quale vero scrittore fosse sia stato Massimo D'Azeglio. Questo dicevamo, questo incontro con Vittorio Alfieri, la sua famiglia a Firenze, frequenta casa Alfieri, che in realtà è casa d'Albano. Alfieri a 25-26 anni si innamora di questa duchessa d'Albano, che era già sposata con uno Stuart, era un pretendente al trono di Inghilterra, un pretendente sconfitto. Alfieri si innamorava sempre di donne sposate, per essere sicuro di non volerle sposare. E poi sempre qualcuna di qualche anno di più di lui, come la Prieto, che aveva ben 10 anni, gli piaceva la carne frullata. Sì. No, io sono, Alfieri ha avuto la fortuna di nascere a 300 metri da casa mia, quindi siamo in confidenza. Ci portavano a scuola tutti gli anni. Il 17 gennaio, quando compie con gli anni al Teatro del Piede, ad assistere a una tragedia della fine, ed era una vera tragedia. E a me sembrava sempre la stessa, è cambiato solo il titolo. La fine di 19, dalla Cleopatra, la più bella del sabato. Quest'anno lo stadio di Torino apre la stagione, quindi non lo vedevo. E noi eravamo condotti per forza ad assistere a queste tragedie. Però in realtà la passione per il teatro è nata anche lì. Il mio compagno piaceva moltissimo, si chiamava Oreste Forte, Respini, detto in dialetto. Adesso fa il farmacista, basta. Si sedeva in prima fila perché era entusiasta, però si addormentava subito. Addirittura con il sipario chiuso, poi quando si apriva il sipario lui dormiva già. Una volta andato Oreste, che è una delle strategie d'Alfieri, c'era l'amico Menassi che faceva il padre di Oreste, gli apre il sipario, Respini sta già dormendo da un bel po'. Questo viene qui in avanti, sul proscenio. Cominciano con me e la tragedia gridando Oreste, che non posso qui, perché si era dimenticato, stava dormendo. Alfieri vive con questa duchessa d'Albano, e lì c'è un triangolo al quale accenna con molto divertimento, in realtà con questo pittore Fabre, che quando Alfieri morirà, Fabre diventerà il compagno della duchessa, la cosa prima era una bella triangolazione che qui viene. E pensate all'attacco di questo capitolo, che sembra scritto da un scrittore molto abile nella narrazione. Ehi, Mammolino, stai fermo. Queste parole, pronunziate con voce profonda da un uomo lungo, tutto vestito di nero, di viso pallido, con occhi chiari, ciglia aggrottate, capelli tendenti al rosso e gettati indietro dalle tempie e dal fronte, erano dirette ad un bambino di 4 anni, tenuto nudo affatto sulle ginocchia di sua madre. Il bimbo, sbigottito e volonteroso d'ubbidire quel terribile uomo tutto nero, cessava di sgambettare,
diventato ad un tratto una statua, conché un pittore seduto ad una gran tela con su di una sacra famiglia, il quale prima si impazientiva, poteva ora comodamente ritrarlo per il suo bambino Gesù. La scena era lo studio del padre, l'uomo nero Vittorio Alfieri, e il tutto ero io, detto allora mamma mia. Saltiamo un pezzo. Le società in casa d'Albani duravano ogni sabato, se non erro, col concorso di quanto si trovava di distinto fra i forestieri, corpo diplomatico e fiorentini. Erano arrivati a Firenze i fratelli Rovilan, i miei amici. Si pensò ad andarvi insieme, li dovevo presentare, ma quella sera si tentava anche la Pergola, il teatro di Firenze ancora attuale. Anderemo dalla contessa dopo il teatro, dissi io con la mia smania di facilitare, e così fu fatto. Ma quando si entrò da lei, cominciava a diradare la gente. Mi fu avanti con un po' di batticuore, presento bravamente i miei. La contessa ci fa appena un cenno col capo, e voltandosi al principe borghese che era accanto, dice più che a mezza voce: «A che l'heure vien, se messier?» Noi ci tirammo addietro inceneriti da quel fulmine, cercando rifugio fra le file dei rimasti. Per fortuna mi vidi poco lontano il conte Castellalfero, ministro sardo in Toscana, vecchio cortese, rotto alla diplomazia e dal mondo, e che non aveva appunto rabbia quei giorni, perché egli non lo era. Ma costa lui che, essendo sera di gala, portava il grande uniforme di ministro, tutto ricamato, con gran cordoni e croci e patacche di brillanti, ma accoglie al solito benissimo. Tutto ristorato dalla sua benevolenza, mi viene l'infelice idea di prendere da un vassoio una mattonella. Questa voleva rappresentare una pesca ed era per conseguenza tonda e durissima. Io mi trovavo proprio a petto al conte e mentre cerco col cucchiaino di intaccare la mia pesca, ecco che mi schizza di sotto come un nocciolo di ciliegia pizzicato. La vedo balzare sul gran cordone del ministro e dal cordone rimbalzare sul tappeto e rotolare fin davanti la contessa. Mi pare che ancora corra, e fu quella la mia ultima visita. Lo scambio, ricordo la sua presenza a Bologna.